Questo programma è offerto da GoCarTV.com. Collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Amici del motorsport, in questa fantastica puntata direttamente dagli studi televisivi di Sport Italia, con grande orgoglio trasmetteremo le gare andate in scena in quel del Mugello per la prima tappa organizzata dal gruppo Peroni Race. Saranno veramente tantissimi i servizi che lanceremo, naturalmente non lo farò da solo perché in mia compagnia c'è sempre la super Ludovica Pagani, che è sempre più appassionata al mondo del dei motori e del motorsport. Assolutamente sì, ciao, buonasera, bentornati. Ecco, oggi tantissime veramente immagini che faranno sicuramente tenere incollati ai teleschermi i nostri tantissimi e sempre di più telespettatori. Vi parleremo in primis della categoria Clio Cup e per farlo al meglio oggi abbiamo invitato come ospite un super driver che in quel del Mugello ha fatto ufficialmente il suo debutto nella categoria promossa dalla Fastline Promotion, e qui con noi il giovanissimo Filippo Distrutti. Ciao. Buonasera Filippo. Buonasera a tutti. Benvenuto. Grazie. Giovanissimo, ma già abbiamo notato che il piede è super pesante, perché in quel del Mugello, seppur sia stata per te la prima gara a bordo di queste bellissime Clio, non hai per niente sfigurato. Entreremo tra poco nel dettaglio delle gare. Prima ti volevo chiedere, ma la tua provenienza motoristica da dove arriva? Sì, abbiamo corso per qualche anno con i kart, poi abbiamo deciso di passare alle vetture, alle macchine. In particolare abbiamo scelto questo campionato, che è un campionato molto competitivo, con belle macchine molto performanti. E Filippo, raccontaci un po' come ti trovi con questa vettura in questa serie. Sì, come ho detto, questa serie è molto competitiva, ci sono piloti molto forti. E come macchina, innanzitutto, è molto semplice da guidare all'inizio. Poi per trovare il limite è molto più complesso, soprattutto buttare giù la soglia dei 3 secondi circa è molto più complesso, sì. Ecco, diciamo che vanno forte più o meno tutti, ma poi per lottare con i primi e girare sui loro tempi cronometrici bisogna fare il salto, come si dice, di qualità. Salto di qualità che comunque abbiamo visto che l'hai fatto, specialmente in gara 2, di cui vi parleremo dopo. Ma iniziamo a parlare delle crono, queste qualifiche 1 e qualifiche 2, perché ricordiamo il format della Fastline Promotion prevede appunto 2 crono per tutti i drivers. Come sono andate? Sì, queste qualifiche abbiamo faticato un po', in quanto non abbiamo trovato il giusto assetto e in particolare abbiamo spiattellato 2 gomme che volevamo mettere sul posteriore nelle prove libere 2, e quindi abbiamo dovuto mettere gomma nuova dietro, che ci ha molto penalizzato sulla scorrevolezza della vettura, e quindi non abbiamo fatto tempi eccellenti. Beh, tu sei giovanissimo, vero? Quanti anni hai? 19. Eppure già così tanta esperienza, tant'è che in gara 1 hai conquistato l'ottava piazza assoluta, quindi complimenti. Grazie. Com'è andata questa gara? Esatto. Bene, è stata molto combattuta e ho avuto sempre dietro avversari come 2 che mi tallonavano e cercavano sempre di superarmi, quindi... Però ti sei fatto valere alla grande, Sì, mi sono dovuto difendere per tutta la gara, ma è stato divertente. E ottava piazza conquistata sotto la bandiera scacchi, ricordiamo gara vinta da Rinaldi, che ha preceduto sotto la bandiera scacchi Gelmini, e terza piazza per Felisa. In gara 2, invece, Filippo è stato autore di un'autentica, veramente strepitosa, performance. Questo perché innanzitutto da segnalare che è venuto sul tracciato toscano del Mugello un violento acquazzone che ha rimescolato tantissimo le carte. Nonostante ciò,
quarto sotto la bandiera a scacchi. Beh, complimentissimi. Beh, veramente per essere il tuo debutto è stata una gara 2 sensazionale. Sì, perché devo innanzitutto ringraziare il team che mi ha permesso con una strategia perfetta di risalire dalla 16ª posizione alla 4ª, perché abbiamo deciso di montare gomme da bagnato mentre altri piloti non avevano fatto in tempo. Noi siamo dovuti partire dalla pit lane e quindi in ultima piazza, però ciò non ci ha penalizzato, anzi eravamo molto più veloci rispetto ai piloti con le slick, ovviamente. Voto da 0 a 10 sul tuo weekend. Beh, 10, è stato un esordio perfetto, dai. Bene, bene, bene. E sicuramente ti vedremo ancora protagonista nel campionato Fastlane, giusto? Beh, speriamo, sì. La prossima gara dov'è? A Brno. Il prossimo 11 giugno. Ah, quindi a inizio giugno, sì. Sicuramente occhi puntati sul campionato Clio Cup e naturalmente anche sul nostro Filippo Distrutti. Ricordiamo che gara 2 ha visto il successo per il russo Bogulavski, piazza d'onore per Facin e gradino più basso del podio per Due. Quindi ho visto che in questo monomarca ci sono anche piloti stranieri. Ora Ludo, può partire il video riassuntivo di questo bel weekend marchiato Gruppo Peroni Race e Clio Cup. Il primo appuntamento della Clio Cup Italia non ha di certo mancato di riservare numerose sorprese. Un weekend all'insegna dello spettacolo, quello che è andato in scena sui saliscendi del Mugello e che ha incoronato il rientrante Nicola Rinaldi ed il giovanissimo esordiente Timur Boguslavski. Nicola Rinaldi non poteva fare un ritorno migliore nella Clio Cup Italia sul circuito toscano del Mugello. Il veloce pilota del team S Corse, dopo 5 anni di assenza dal monomarca Renault, ha inaugurato la stagione centrando la vittoria in gara 1. A completare un inedito podio i due piloti del team Composite Motorsport, Felice Ielmini e Paolo Felisa, con il secondo per l'occasione al suo debutto assoluto nella serie della Fast Lane Promotion. Poca fortuna per il poleman Matteo Poloni, per la prima volta davanti a tutti in qualifica con la terza vettura della Composite Motorsport e alla sua seconda stagione nel trofeo, che in seguito ad un contatto con Gustavo Sandrucci, che si avviava al suo fianco, è stato costretto al ritiro. Sandrucci, da parte sua, ha dovuto scontare un drive-thru e, ritornato in pista, ha stabilito il giro più veloce risalendo quarto. Il pilota della Melatini Racing ha battagliato fino all'ultimo con Massimiliano Danetti, in grande forma a sua volta con la MC Motor Tecnica e alla fine quinto. Sesto posto per Alberto Bergamaschi, uno dei due giornalisti della Press League by Renault Italia, al via in rappresentanza di Autotecnica, autore di una gara eccellente che lo ha visto recuperare dalla settima fila di partenza. In gara 2 a rimescolare le carte è stata la pioggia improvvisa, che ha vanificato la pole di Rinaldi e visto Facin portarsi davanti a tutti già nel corso della prima tornata. Il Veneto, cresciuto nel vivaio della Formula Renault 2000, è stato perfetto, cedendo la strada a Boguslavski solo al penultimo giro. Il terzo classificato, che corre con lo pseudonimo di Due, è in realtà l'unico a prendere punteggio pieno, in quanto i primi due erano wild card e ha preceduto a sua volta il rookie Filippo Distrutti, sorprendentemente secondo davanti a Rinaldi, che adesso guida la classifica del campionato. Nicola, gara 1 della stagione 2017 da Clio Cup Italia, prima vittoria. Sì, è stato un bel rientro, ringrazio tantissimo la squadra che ha creduto in me e mi ha dato una macchina bellissima e che mi ha permesso, insomma, di avere un buon passo di gara e di guidare tranquillamente. Prima gara in Clio Cup, subito un podio. Ma sono molto contento, i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile, la macchina era perfetta, Nicola è andato fortissimo, non mi sono preso rischi anche per l'emozione della prima gara, comunque sono stato molto conservativo, loro era più forte sinceramente, però sono molto contento anche per Paolo che ha fatto una gara incredibile. Siamo con Paolo Anseloni, team manager da Composite Motorsport, e Paolo Felisa terzo quest'oggi. Per comodità parto da Anseloni, due macchine a podio in questa gara 1 della Clio Cup Italia. Sì, una grande soddisfazione, la prima gara del campionato. Partivamo in pole position con Matteo Polloni che purtroppo in curva 3 è stato tamponato e, insomma, buttato fuori da un nostro concorrente. Bellissima la gara di Felice Ielmini e di Paolo Felisa che ci hanno portato a casa un bellissimo risultato. Due ragazzacci terribili. Certo, due ragazzacci terribili. Paolo, raccontaci la tua gara.
Niente, sono partito abbastanza indietro, ho avuto un po' di fortuna nei primi due giri perché un paio di sorpassi, qualche non si è buttato fuori, poi ho cercato di tenere il passo, più o meno mi dicono che era quasi lì, poi a un certo punto da dietro non avevo nessuno, mi sono mantenuto sulle mie posizioni, era il terzo, portiamola a casa. La macchina va molto bene, sta molto bene in strada, nonostante la trazione anteriore non scalda più di tanto le gomme, soltanto nei giri finali, e poi soprattutto quello che c'è di bello in questo genere di gare, monomarca, è la bagarre che c'è dal primo all'ultimo giro. Finita gara 2, una gara spettacolare, non ci posso credere, devo ringraziare il team Orgon perché abbiamo fatto la scelta giusta di mettere le gomme e non ha smesso di piovere. Peccato che non sono riuscito a mantenere la prima posizione, ma non me la sentivo di forzare troppo. Voglio ringraziare personalmente Francesco Fontana per l'occasione che mi ha dato con Press League, perché è una cosa che è veramente notevole. Adesso scriveremo per i prossimi mesi di questa gara, perché è veramente andata oltre ogni aspettativa. Beh, bellissime immagini. Filippo, noi andiamo un attimino in pubblicità. Tra poco vi faremo vedere tutte le altre gare che hanno infuocato il weekend del primo round del Mugello, marchiato appunto Gruppo Peroni Race. Tu rimani con noi, ci fai compagnia qua dagli studi televisivi di Sport Italia. Grazie. Pubblicità e poi ancora tanto, tanto motorsport. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta. Velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità. Ma non solo, anche tanta, tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta. Via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta. Dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Ragazzi, ora è tempo di andare a vedere come sono andate le cose per quanto riguarda la 3 ore Endurance Champion Cup, serie di riferimento questa per quanto riguarda appunto le gare Endurance in Italia. La 3 ore Endurance Champions Cup si apre sul circuito toscano del Mugello all'insegna del duo della Avelon Formula Guglielmo Velotti-Ivan Bellarosa su Wolf GB08 motorizzata Peugeot 1600 Turbo. Il miglior responso arriva nei primi minuti a disposizione in qualifica già al terzo passaggio cronometrato. Solo sul finire dei 45 minuti a disposizione, la simile vettura Wolf ma con motore 2 litri aspirato Honda della LP Racing riesce ad avvicinarsi, assicurandosi la seconda piazza in griglia. Terzo tempo per la Tatus della B&B, davanti a sua volta alla migliore delle due Wolf GB08 della Emotion Motorsport. Quinto tempo assoluto per la migliore GT3, quella dei campioni in carica GT della Borusan Automotive, Peter Kokabik, Aitan Occhiali. Gara ricca di colpi di scena fin dal via che vede i Pullman prendere il comando, mentre alla prima curva c'è un contatto che mette subito fuori gioco la Tatus di Marco Biffis e Vito Rinaldi e costringe a una lunga sosta ai box Giacomo Matteo e Paolo Bossini. Per l'episodio verrà sanzionata con un drive-thru la BMW Z4 di Peter Kokabik Ayan. La penalità però non impedirà all'equipe turca di mantenersi in alta classifica. Chi invece ha problemi fin dalle prime battute è la Tecno Monte Carlo 12 GT GPL di Carlo Steinhauslin, Nanni Galli, Fulvio Maria Ballavio, Roberto Olivo. Costretti a partire dai box, hanno vissuto una gara travagliata, segnata pure da un'uscita di pista che attorno al 40° minuto ha imposto l'ingresso della safety car.
il gruppo si ricompatta, i diversi scelgono di rientrare ai box per effettuare la sosta obbligatoria e al comando, dopo diversi cambi al vertice, si trovano i regolarissimi Mauro Deodati e Emanuele Romani su Porsche 991, alla fine settimi assoluti. Scivolano nelle retrovie, rallentati da problemi a un ammortizzatore, Bellarosa e Belotti, costretti a lunghe soste ai box. Sorte che colpisce anche Paco e Dovarini Davide Amaduzzi, fatti strada per alcuni giri e costretti in pit lane da noia al cambio. Una serie di eventi che vengono capitalizzati da Tony Mastroberardino, Stefano Crespi e Massimiliano Clerici, che tengono il comando di classe bronze dalla quinta posizione fino a 4 minuti dal termine, quando sono traditi da un semiasse. Ne approfittano così Cuneo, Magnoni e Marcucci, che conquistano la vittoria di classe nonostante anche loro, in avvio, siano stati attardati da una rottura di un disco freno per i detriti raccolti dopo il contatto alla prima curva. Ed è la Mercedes AMG GT3 degli svizzeri Philipp Zumstein, Manuel Zumstein, Adrian Zumstein ad aggiudicarsi la vittoria dopo una gara regolare. It's great. I never thought that we could win a race, and now it was a good start and the whole race, no complication, good speed, a bit of luck. We are very happy. Definitely a bit of luck, but you proved consistent throughout the whole race. No problem with the car, no problem with the driving. No. You, your father and your brother always proved very consistent. Yeah, everything was perfect, like the speed, the tires, the engine, the car, not any problem. That's how we win. Oh, it was a hard race. We had a contact at the beginning on the first lap, so we lost like 3 seconds per lap. We were fighting with the car, but team did a good job. It was great. We are really happy to be on the second. C'è anche un'anima italiana dietro alle due BMW Z4 turche qui in pista che sono arrivate seconda e terza. Parliamo di Marco Frisso della Pro Motorsport. Che dire, questa volta sono in veste non di team, ma sono in aiuto sempre a loro, ormai da 10 anni che li seguo e mi sembrava giusto partecipare con loro. Il prossimo appuntamento è fra 2 mesi a Brno, in Repubblica Ceca, nel weekend del 10-11 giugno, quando la 3 ore si disputerà nelle giornate di sabato e domenica. Per quanto riguarda la categoria Gold abbiamo in prima posizione Manuel Zumstein, a seguire Adrian Zumstein e infine Aitak Bitter. Per quanto riguarda la categoria Silver abbiamo Mariano Costamagna, Marco Costamagna, Armando Donazzan. Per la Bronze Filippo Cuneo, Niccolò Magnoni e Lorenzo Marcucci in terza posizione. Bene, le strepitose competizioni andate in atto in quella del Mugello naturalmente proseguono per quanto riguarda questo primo round stagionale. Ora vi faremo gustare la Coppa Italia, campionato open questo per vetture a ruote coperte con tradizione ultra trentennale. Doppio successo per Sergio Ghiotto su Renault RS01 nella prima prova della Coppa Italia GT, organizzata al Mugello dal gruppo Peroni Race. Il pilota vicentino si afferma in ambo le gare davanti a Luciano Tarabini, Porsche 997 RSR, suo diretto avversario in GT3. Completano il podio in gara 1 Giuseppe Ramelli, Ferrari 458, e in gara 2 Jonathan Jacon, Porsche 997 GT3 Cup, che si aggiudicano in ambo i casi il successo di classe GT3 Cup. Ghiotto vince con autorevolezza gara 1 partendo dalla pole position. Al via il pilota della Renault RS01 è il più lesto, ma è marcato stretto da Tarabini, con cui combatte corpo a corpo nelle prime curve, arrivando anche a contatto. Il confronto è molto interessante e vede Ghiotto staccare con maggiore decisione il coriaceo avversario nella seconda parte di gara, giungendo con un solido margine di sicurezza sotto la bandiera a scacchi. Ramelli conquista il terzo gradino del podio assoluto e il successo di classe GT3 Cup all'inizio dell'ultimo giro, quando il leader Jonathan Jacon va in testa coda alla San Donato per problemi ai freni. Il giovane padovano aveva governato il gruppo delle Cup per quasi tutta la gara, senza timori reverenziali nei confronti degli avversari più esperti, a partire dal campione in carica Riccardo De Bellis e da Togo, che lo seguono direttamente in graduatoria. Da segnalare le buone prestazioni di Domiziano Giacon su BMW M3 e Nicola Sarcinelli, primatisti di classe rispettivamente in V8 Superstars e Porsche 991 GT3 Cup.
In gara 2 al via si replica il duello nelle prime battute tra Ghiotto e Tarabini, partito molto bene al pari di Togo, che emerge per agonismo e determinazione nel confronto con Jonathan Jacon e Ramelli. Ne seguirà una battaglia intensa che alla bandiera a scacchi vedrà prevalere Jonathan Jacon, che conquisterà la vittoria di classe GT3 Cup ponendosi sul terzo gradino del podio assoluto alle spalle di Ghiotto e Tarabini. Ramelli e Togo, quarto e quinto, conquistano rispettivamente argento e bronzo di classe GT3 Cup. Siamo col primo vincitore 2017 della Coppa Italia GT, Sergio Ghiotto, nuova macchina per lui in questo weekend rispetto a Corvette dell'anno scorso, una splendida RS01 in configurazione GT3, raccontaci la partenza. La partenza è stata un po', non è stata facile perché l'avversario è partito più veloce di me e è andato davanti. Poi io alla prima staccata sono riuscito ad andare all'esterno e sono riuscito a ripassarlo, ci siamo anche un po' toccati, insomma va bene. Siamo con Luciano Tarabini, un ottimo start il tuo, poi quell'entrata decisa di Sergio dopo la San Donato, hai controllato che la macchina funzionasse bene, hai fatto subito degli ottimi tempi, poi però l'RS01 nel tratto misto guadagnava di telaio. Beh, chiaro, loro nel secondo settore sono più veloci perché di telaio ovviamente ne hanno molto di più. Ho cercato di fare il massimo, abbiamo avuto qualche problema sul retroteno di sovrasterzo, comunque la gara è andata bene, sono contento così, grazie. Per la Gran Turismo abbiamo in prima posizione Jonathan Jacon, a seguire Giuseppe Ramelli, Sergio Ghiotto, Luciano Tarabini, Riccardo De Bellis. Besco, leader da 40 anni nel settore della carpenteria meccanica, progetta e costruisce strutture per oil e gas, realizza parti di meccaniche destinate al settore del converting, produce e vende in tutto il mondo carrelli alzabobine e magazzini portarulli secondo le norme ISO 9001, ISO 3834, N1090. L'azienda nel tempo è cresciuta, diventando una moderna e strutturata realtà industriale grazie ai continui investimenti in attrezzature e macchinari. La società offre ai propri clienti prodotti e servizi con elevati standard qualitativi. www.besco.it. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista, regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. Eric Scalvini, Honda Civic TCR, conquista la doppietta nella prova inaugurale della Coppa Italia Turismo 2017, organizzata al Mugello dal gruppo Peroni Race. Alle sue spalle in gara 1 si piazzano Federico Borret e Filippo Vita, mentre in gara 2 il podio è chiuso da Lev Tolkachev e nuovamente da Federico Borret, quarto sotto al traguardo dietro a Riccardo Ruberti, leader della seconda divisione in ambo le gare. In gara 1 Scalvini scatta bene dalla pole position, seguito da Borret, che autore di un ottimo start, scalza Kevin Jacon. Jacon però non demorde e ingaggia una bella battaglia col triestino con continui cambi di posizione. Nella mischia si gettano anche Vita e Tolkachev. Il confronto a 4 è acceso fin dalle prime battute. A due giri dalla fine Jacon è costretto al ritiro per un problema a una ruota, lasciando i tre avversari in lotta fino alla bandiera a scacchi. Buona sesta piazza assoluta per Davide Nardilli, che vale al driver la leadership in classe Super Production. In seconda divisione la vittoria di Ruberti è chiara, davanti a Orlandini, autore di una convincente rimonta, e Gaio Fatto. Lambisce il podio di classe Fantilli, primatista di classe 24 ore special 2000. Bella la battaglia tra le Renault Clio, che vede prevalere dalla dodicesima posizione assoluta Giacomo Trebbi, praticamente in volata su Barbolini e Massimo Billo. Eric, sei giovane ma già tanto esperto, quest'anno andrai all'attacco del titolo del TCR italiano, immagino. Ti rivedremo anche nella Coppa Italia? Assolutamente sì, l'obiettivo di quest'anno è cacciare il titolo vinto l'anno scorso da Roberto Colciago. Per me è un ritorno sulle trazioni anteriori e devo dire che con questa Honda potrò togliermi delle grandissime soddisfazioni. Nel Coppa Italia può essere, mi sono assolutamente trovato bene e come allenamento direi che se capita ancora l'opportunità di ripetere una gara ben volentieri salirò in macchina. Ma per me è stato un piacere
presentarmi in gara 1 perché, come ai miei tempi, ieri ho avuto la febbre del sabato sera e l'ho festeggiata tutto in pieno. Stanotte mi sono imbottito di cose consigliate qui dal centro medico e mi sono presentato lo stesso e penso che sia stata una bella presenza, perché auto adattata, pilota adattato e stare in bagarre e in gara con questi ragazzi giovani con delle auto moderne, per me è stato un bel successo. In gara 2 un rovescio di pioggia impone la partenza dietro la safety car. Al rientro della vettura staffetta Scalvini inizia a prendere il largo, giro veloce dopo giro veloce, con Tolkachev che meglio degli altri riesce a reggerne il passo. Ottima la prova di Ruberti che dopo diversi sorpassi riesce a salire sul podio assoluto. Completano la top 5 assoluta Borrett e Giacon. Eccoci qua al termine di gara 2, gara bagnata, abbiamo tentato la via delle slick, ha pagato, sarebbe servito ancora qualche giro per sfruttarle al meglio, però va bene, come allenamento, ripeto, va bene così. Nella Turismo Prima Divisione abbiamo in prima posizione Eric Scalvini, Federico Borrett, Lev Tolkachev, Alessandro Nardilli, Filippo Vita. Ok, per quanto riguarda la seconda divisione invece, Ludovica? Abbiamo Riccardo Ruberti, Renato Gaio Fatto, Edoardo Barbolini, Giorgio Fantilli, Giacomo Trebbi. Perfetto, questo per quanto riguarda il competitivo e prestigioso campionato Coppa Italia. Ora invece, ragazzi, è tempo di andare a vedere come sono andate le cose per quanto riguarda la categoria auto storiche. Beh, sicuramente ci hanno fatto emozionare. Assolutamente. Queste, vetture che, seppur d'epoca, vanno ancora veramente forte. Vediamo il video. Ben 45 vetture sono scese in pista per il primo appuntamento del Tricolore Autostoriche nella prova inaugurale disputatasi nel fine settimana dell'8-9 aprile al Mugello. Se in qualifica il predominio di Guerra in ottica assoluta è conclamato ormai da due stagioni e il Mugello non ha fatto eccezione con la pole davanti a Massimo Ronconi e Giovanni Gulinelli, decisamente più combattuta è stata la sfida in classe G2 H1 GTS oltre 2005 con ben 7 vetture al via. Proprio fra queste, da anni viene eletta la vincente del raggruppamento e in qualifica a brillare è il duo Giorgio Zorzi e Danny Zardo su Porsche 911 3000, terzi assoluti davanti alle simili Porsche di Giacomo Ielmini, Stefano Mundi e Riccardo Rosticci. In decima e undicesima posizione assoluta, i primatisti del quarto gruppo, Pierandrea De Marco, Ford Sierra Cosworth, e del terzo gruppo, Raffaele e Renzo Raimondi, Jaguar E. In gara la sfida è a due fra i Guerra e il duo Ronconi-Gulinelli, con Gulinelli al volante al via e capace di portarsi in testa al secondo passaggio e difendere la leadership dal giovanissimo Marco Guerra alla sua prima con la 9.35. Dopo la sosta però il passo migliore di Massimo Guerra riporta la 9.35 della Rennsport in prima piazza già al 17° passaggio, leadership che non viene più ceduta fin sotto la bandiera a scacchi. Nel secondo gruppo lo start migliore è quello di Zardo, con Guttaduro che paga un po' in esperienza, essendo alla sua seconda gara, e scivola progressivamente fino alla 9ª posizione, inaugurando i cambi pilota in prossimità del 20° minuto di gara. Il subentrato Apache Junior dà il via ad una rabbiosa rimonta, che in 6 giri si riporta in 7ª piazza, dietro alle tre Porsche di Mundi, Ielmini e Zorzi. La mossa decisiva arriva a due tornate dalla fine, quando infila anche Zorzi per la prima piazza di raggruppamento. La Sierra di De Marco sorprende anche in gara, quando per buona parte della stessa duella ad armi pari con le più blasonate Porsche prima che un problema tecnico ne comporti il ritiro. La vittoria va così alla E36 della AB Motorsport di Rondinelli Rondinelli. Dominio di Renzo e Raffaele Raimondi nel primo gruppo. Per tutto il weekend fra i più veloci in pista, il duo del Circolo della Biella porta la Jaguar E nella top 10 assoluta con la 10ª piazza finale, capitalizzando al massimo anche il ritiro della bellissima Bizzarrini 5003 GT, degna rivale prima che un problema ai freni la forzasse al ritiro. Prossimo appuntamento a fine mese, 29-30 aprile, sul circuito di Franciacorta, per il secondo appuntamento stagionale. Fatica, sono troppo vecchio. Però grandi soddisfazioni. Mi sono divertito. Penso che questa sia la prima cosa che uno cerca in queste competizioni. Divertirsi e rilassarsi, poi domenica si torna a casa e lunedì lavoro.
Beh, che belle le auto storiche. Tenete presente che naturalmente il gruppo Peroni Race organizza queste gare e c'è da dire che le auto storiche hanno una delle griglie più folte di tutta Italia. E poi hanno sempre il loro fascino. Hanno assolutamente il loro fascino, è stato veramente bellissimo seguirle. Mm-mm. Senti Filippo, hai rivissuto un po' con noi il weekend del Mugello? Sì, certo, è stato un piacere risentire anche un po' tutte le classifiche che del weekend. Allora Filippo, ora ci saranno tanti avvenimenti per te, in primis quello di Brno. So che la stai studiando a tavolino, no? Sì, oggi abbiamo proprio provato un simulatore, abbiamo fatto un test proprio sulla pista di Brno per impararlo un po', perché insomma è comunque una pista molto complessa. Bene. Mi raccomando, vai carico. Sì, sì. Assolutamente. Ha il piede sicuramente pesante il nostro Filippo. Siamo in chiusura, ringraziamenti prima di andare a salutare i nostri telespettatori. Sì, ringrazio innanzitutto i miei genitori e poi tutti gli sponsor e tutti quelli che mi seguono e mi supportano e infine il nonno che comunque ti dà sempre una mano. Ok, lo salutiamo anche noi. Ludo, noi siamo in chiusura, tra pochi secondi partirà O-Race TV, l'altra nostra produzione, dove si parlerà tanto, tantissimo di rally con gli amici di Rally Dreamer. Rimanete con noi. Questo programma è stato offerto da... GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.